in questo nuovissimo video. Io sono Carly e questa è una cimmia che sta dormendo. Ciao. Oggi torniamo con la reaction al Reddit di Minecraft. Ci sono sempre tantissime cose strambe, tantissime costruzioni veramente imperdibili. Iniziamo da una delle vostre sezioni preferite, ossia quella dei bug. Sicuramente ci sono molte cose che non vanno e già lo vedi da questa schermata, tipo le cosciotte di polli sono tutte a metà. Cosa sono ste robe qua sotto? Ma poi 76 blocchi? Ma chi è questo? Com'è possibile? Ma... giustamente. E quando effettivamente poi scavi un cocomero, è normale che ti dia un carrello da miniera. Ma che cavolo è sta roba? Che giustamente lo puoi utilizzare nel mare, ok? Ha tutto molto senso. Che razza di mod è questa? Scusate. Anche perché quando ho raccolto il carrello è venuto scritto che è una barca in realtà. Quindi forse ha qualche tipo di texture pack veramente strana. Ma come cavolo gioca la gente a Minecraft? Scusate. Guarda, vedi? Qua sotto dice barca di quercia. Questo è un video decisamente fake. Ma poi qua manca anche un girasole. No, non c'è nulla che vada bene qua. Fermi tutti. Qua abbiamo una teoria molto interessante. E chissà, magari la svilupperanno perché ha molti molti like questo post. Una teoria per cui se uccidi il Breeze e raccogli questi occhi che inserisci nel portale dell'End ti porterà in un bioma specifico molto ventoso. Stessa cosa per i Blades che ti porterà in un bioma infuocato e ci sta il Nether, ha senso. Chissà, magari in un futuro esisterà un Blades magari marino. Ma che carino questo Blades tutto rosa. No, questo devono aggiungere, questo. Guarda che addirittura ti dà il focherello rosa. No, sarebbe la svolta se fosse veramente così. E in più potresti avere anche gli slime rosa. Minecraft, se stai guardando questo video, prendi in considerazione questa teoria perché ha molto senso. E finché ci sei, Mojang, perché non aggiungi anche tutte queste scale? Perché è dal 2009 che abbiamo sempre le due stesse scale. Quelle fatte così, normalissime, e poi le scale comuni che le persone utilizzano in realtà per arredare casa propria come se fossero divani. Per favore, aggiungiamo delle nuove scale, è giunto il momento di cambiare. Le scale sono sempre quelle, dal 2009, non le cambiano. E invece guarda quanta scelta potrebbe esserci. Oh, addirittura le scale in rame, carine queste. Guarda, utilizzando anche il legno di cremisi e il legno distorto. Cioè, potrebbero venire fuori delle figate. Molto recentemente ho scoperto, tra l'altro da un video di Kendall, che è possibile fermare il tempo su Minecraft. Ha fatto tantissimi esperimenti in quel video, quindi sicuramente molti di voi sanno anche di che video sto parlando. E ha provato a uccidere un warden utilizzando... quante frecce ho utilizzato? Ale, 5-600 frecce. E l'hai ucciso? Però provatelo perché è assolutamente bellissimo ed è divertentissimo da testare con tutti i mob. Questi invece hanno fatto una lista di tutti quanti i mob che hanno perso al mob vote. E io mi sono persa questi. Forse era il periodo in cui ancora non giocavo più a Minecraft da un bel pezzo. Ma guarda! Ma perché non l'hanno voluto mettere il tacchino? Che poi non è il tacchino, come si chiama? Lo struzzo. Perché hanno perso questi? Scusa! Non sapevo che ce ne fossero anche degli altri eliminati. Questi non li ho mai visti. Non sapevo neppure della loro esistenza. Non sapevo neppure che fossero al mob vote. Probabilmente non facevo neanche YouTube. Anzi, sicuramente non facevo neanche YouTube quando erano usciti questi mob. Ho speso 3 ore cercando di fare una porta 3x3 che si apre con i pistoni, senza tutorial. Ed è finita che ho creato la peggior porta fatta di pistoni di sempre. Sono molto curiosa di vedere. Dai, non è malaccio, no? Ci sta, perché è brutto? Ma cosa? Ma che cavolo ho fatto qua dietro? Invece qua c'è tantissimo impegno, a parte che mi ci rispecchio tantissimo in questa cosa. Ogni singola volta che provo a usare la redstone ci sto lì 3 ore per poi non concludere mai niente, quindi capisco benissimo. Tutto questo non so se fosse necessario. Mi sembra un po' too much. E a proposito di pistoni, effettivamente non ho mai pensato al fatto che i pistoni si potessero anche sfruttare in questo modo per creare dei pavimenti. Non chiedetemi come ci sia riuscito, perché sto cercando di capire anche come siano girati e non lo riesco a capire. Ah,
Ah, ok, c'è un pistone verso l'alto qua e poi quattro pistoni ai lati. Miseria, ma è complicatissimo! E poi se lo facessi io col suo pavimento, sapete benissimo che potrebbe finire nella serie del prova a non arrabbiarti. Metterei tutte le mattonelle storte, messe malissimo. Però è una bellissima idea, non so se mi piacerebbe averle in casa, però è una bella idea. In uno dei video che ho fatto recentemente vi ho mostrato due o tre tipi di scale diverse fatte in questo modo, utilizzando le torte, i bambù. No, il bambù no, non l'ho utilizzato. Ho utilizzato la torta, la campana, le botole. Ho fatto tutto un pasticcio. Però ha funzionato per qualche motivo. E a quanto pare si può fare anche utilizzando il bambù e le catene. Ah, è vero, avevo utilizzato anche gli speleotema. Ha funzionato? Se qualcuno vuole provare nei commenti, magari fatemi sapere qua sotto se funziona questa scala, che magari la metto anche nel prossimo video e ci provo anch'io. Anche se ci ha impiegato tantissimo tempo l'ultima volta, perché ovviamente va tutto coordinato, va messo prima una cosa e poi l'altra. È un po' difficile da fare. Però fatemi sapere qua sotto se funziona. Tra l'altro dice che queste sono le scale più efficienti che ci siano su Minecraft. Ed ecco perché chiedo gentilmente alla Mojang di aggiungere anche altre scale, non solo quelle due che conosciamo. Come mai non mi stupisco che sia appunto la versione Bedrock? Perché? A quanto pare questo è stato teletrasportato in un punto a caso mentre giocava a Minecraft Bedrock. Ma è tutto normale, ma certo. Ma cosa ci aspettiamo? Bedrock Edition è sempre buggatissima. Non so cosa dirvi, ragazzi. Odio la Bedrock Edition. È molto meglio Java Edition, secondo me. Sono gusti, non mi insultate nei commenti. Questa persona ha aggiunto 5 nuovi biomi nel suo mondo. Le ha create lui. Il portale paradiso, il famosissimo portale paradiso. Bello. Mi ricorda molto la vita in città, con questi alberi che c'erano anche lì. Quindi un biome autunnale praticamente. Ok, molto carino. Guarda con le farfalle, tutte le lucine. Mi piace. È molto magico. Giusto! Anche le terre vulcaniche sarebbe bellissimo se ci fossero su Minecraft. È un incrocio praticamente tra l'Overworld e il Nether, un po' tutto mischiato. Ci sono addirittura i Silverfish, questo potrebbe piacere tantissimo a Kendall. E anche dei mostri strani, che è sto robo? Ah, che brutto! Sembra una cavalletta gigante. Meraviglioso! Questo finora è il mio preferito tra tutti quelli che ha fatto vedere. Guarda che carini anche i mob. Beh, il bioma invernale tecnicamente già c'è. Non vedo troppe cose nuove in realtà. Sarebbe bellissimo anche se Minecraft aggiungesse una volta all'anno anche un nuovo bioma. Così, ogni tanto venirsene fuori durante la live e dire c'è un nuovo bioma. Sarebbe bellissimo. Purtroppo li aggiungono solo una volta ogni 4 anni. A quanto pare gli Enderman durante un combattimento riescono a tirare via i blocchi. Ma in che senso? Come ha fatto? Come cavolo è possibile? Non mi piace questa cosa, non la volevo sapere. Quindi praticamente è possibile essere uccisi da un Enderman anche se applichi tutti i trucchetti per non crepare. Fate attenzione nelle vostre vanille, specialmente se siete in hardcore. Qua c'è stato un bug allucinante a quanto pare, così ho letto dalla descrizione di questo video. Quindi semplicemente qua ha tolto la lava, non ha fatto nulla di che. Forse qua... Ma perché è rimasta lì così ferma? Era bloccata la lava. E non c'è! Ma? Cosa? Io ho paura, ragazzi, ho paura. Non ci si può più fidare di nulla e di nessuno. Non è successo niente. Ed un tratto è morto così della lava. Bene. Molto bene. Io penso spesso a questa cosa. Perché creare un lingotto di netherite è così difficile? Il crafting non potevano farlo in questo modo. Ogni volta io mi confondo e non so mai come posizionare i pezzi. Perché l'hanno fatto così difficile? Era così facile fare mettere 4 pezzi di oro così e 4 così di netherite. Invece no, mi piace complicarci la vita. Non ho mai visto comunque così tanti lingotti di netherite in vita mia. Ma neanche della mia vecchia vanilla ne avevo così tanti. Urra! Il ragno può attaccare un pufferfish? A quanto pare è possibile. Ma poverini, perché i pufferfish? Sembrano dei piccoli cricetini. Cattivi ragni, fanno schifo. L'ha ucciso con solo un colpo. Da quando i ragni sono così potenti? Comunque mi mancava questa cosa, non l'ho mai vista su Minecraft, un ragno che combatte con un pesce. E tornando al discorso dei bug, abbiamo anche questo che è molto interessante. La barra del land, che in realtà non dovrebbe avere questa hitbox, comunque ce l'ha fatta così per qualche motivo. Questa persona ha utilizzato un solo pixel per creare gli occhi dei mob di Minecraft. Non sono pronta a ciò che stiamo per vedere. Perché lo scheletro sembra così stupido?
Bobby, disegni che facevo io da bambina, tutti quanti con gli occhiettini piccolini e stretti. Guarda il creeper! Che brutto! Non riuscirei mai a prendere sul serio un mob del genere. Non fanno più paura così. E sapete cos'altro sono certa che non abbiate mai visto su Minecraft? Ma proprio ne ho la certezza al 300%. Due picconi uniti nell'inventario. È una cosa impossibile. Cioè, se tu pensi a tutte le cose impossibili del mondo, pensi proprio al piccone di Minecraft che non si può unire a un altro piccone. E invece ecco qua la prova. Non abbiamo più certezze nella nostra vita. Questa invece credo che sia la cosa più dolce del mondo. Questo ragazzo ha postato questa foto scrivendo che il suo amico, che ha una stampante 3D, gli ha creato... Che carino! Un omino di Minecraft che gli sostiene un componente del PC, perché si vede che aveva bisogno di un supporto ed è un'idea bellissima e geniale, io l'apprezzerei tanto. È un pensiero così dolce. E poi ho utilizzato proprio la sua skin del gioco, bellissimo, bellissimo. Beh, ragazzi, io spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti e lasciate mi piace utilizzando il vostro gomito. Da Carly e da Cimia che dorme tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!